stanotte ho dormito proprio bene. Peccato che hai russato. Che bugiarda che sei, non è vero? Beh, dai, giusto un pochino. Come siete simpatiche. Beh, ragazzi, vogliamo andarci a fare un giro? Dove ci porti di bello? Vi voglio portare a vedere i dintorni e il paese di Macchia Valfortore, perché ci sono tanti tesori e tante storie da raccontare. Potremmo anche seguire quello che ha scritto il nonno sul quaderno. Certo, un viaggio sulle orme di nonno Giuseppe. Ottima idea. Sì, prima di tutto il nonno parla delle cavità naturali che sono qui. Ma è vero? Certo che è vero, sì sì. Non scherzate, non ho nessuna intenzione di ritrovarmi fra ragni e pipistrelli. Non essere fifona, non ci sono né ragni né pipistrelli. Dai, proseguiamo la nostra passeggiata. Eccole. Il nonno scrive che questa è una zona piena di cavità. Pare che ce ne siano addirittura più di 80. Sì, sì, è vero. Molte di queste grotte vengono utilizzate come magazzino, come ricovero per gli animali. Altre sono abbandonate e molte altre purtroppo sono crollate. Per forza, se nessuno se ne cura. Sì, hai ragione. Ma la causa principale è dovuta alla roccia in cui sono scavate. L'arenaria è friabile e quindi col passare del tempo, con le intemperie, vengono giù. Allora mi conviene fare parecchie foto. Va a finire che quando torniamo non trovo più nulla. Ma perché devi sempre dire tali scemenze tu? Dai, dai, che non fa male a nessuno, su. Vabbè, andiamo, va. Muoviti! Si vedono le vostre teste nella foto. Vi levate di mezzo, per favore? Quelle sono le chiese di Santa Maria di Costantinopoli e Santa Maria degli Angeli. Mamma mia, davvero suggestive. Adesso, ragazze, vi porto in un posto veramente speciale e anche tanto caro a noi di Macchia. Dimmi che è una gelateria. Mi dispiace, ma è un posto molto molto diverso, però ugualmente gustoso e molto interessante. Se lo dici tu mi fido, ma un gelato è sempre un gelato. Oh, ragazze, questo è l'antico mulino d'acqua. È completamente ristrutturato e portato allo splendore di una volta. Oh, Giulia, è bellissimo! Comunque, siccome c'è tanto da vedere, ho chiamato una persona per aiutarci. Architetto? Eccomi, buongiorno! Buongiorno! Benvenuti buongiorno. All'antico mulino di Macchia Valfortore. Bene. Prego! Grazie! Grazie! Grazie. Prego, entrate. Grazie. Accomodatevi. Grazie. Questa è l'abitazione del mugnaio. Ma presentiamoci un attimino. Con lei mi conosco. Sì, noi ci conosciamo. Conosciamo. Io sono Marta. Piacere. Piacere. Io sono Chris, piacere. Piacere. E io sono Sabino Lobuono, responsabile dell'ufficio progettazione dell'ARSARP, che ha curato il restauro di questo mulino speciale. Benissimo. Perché speciale? Perché noi visiteremo 5 piani di mulino più questo dell'abitazione, sono 6. Alzate un attimo lo sguardo. Questo che voi vedete è il cannucciato che si costruiva il contadino, il mugnaio nella fattispecie, utilizzando il materiale che raccoglieva nel proprio podere. Questa porta, dalla cucina, si entra nella camera da letto. Come vedete, sono pochi mobili essenziali e fa bella mostra di sé questo splendido letto
Chris poi ti invita ad andare a vedere quei chiodi in legno. Tengono insieme le varie parti del legno ed è stato realizzato completamente ad ascia, così come facevano i vecchi artigiani. Nella sala di preparazione e di manipolazione delle garlande si aprono tre varchi. Uno è questo qui alle nostre spalle, che dà su una corte esterna. I contadini che arrivavano con il loro carico prezioso sugli asini, poi scaricavano il grano dentro la sala di preparazione e qui venivano fatte tutte le operazioni per fare che cosa? Per poi portarlo alla molitura, cioè alla macinazione per ottenere la farina che si accede attraverso questo varco. Il terzo varco è una galleria di collegamento quando andremo a visitare la gualtiera e il secondo mulino. Questa è la stanza più importante del mulino. È la stanza dove poi si ottiene la farina. E vediamo il palmento, che è composto da due macine che stanno qua dentro, una fissa ed una mobile. Da questa tramoggia dove si mette il grano, che va a finire dentro la macina, l'occhio della macina, il movimento rotatorio della macina mi frantuma il chicco e mi crea la farina. La galleria termina nel secondo mulino, cioè quello posto a livello più basso. Viene messo in funzione il primo mulino attraverso un sistema di raccolto in cunicoli, in muratura, l'acqua viene portata in una seconda vasca di accumulo per mettere in funzione questo mulino, e noi al di sotto dei nostri piedi c'è il vano della retrecina, cioè la ruota dentata che fa girare il secondo mulino. Quello che c'è da dire è che il primo mulino serviva a scopo umano, cioè per la macinazione di granaglia a scopo umano, questo per scopo zootecnico. Eccoci qua. Dove ci troviamo? La gualtiera. No, questa è la noria. Ah, la noria. La noria. Detta anche Janara nel dialetto locale. Allora, voglio sapere da voi, valeva la pena visitare questo magnifico mulino? Assolutamente sì. Avete visto in che contesto ambientale, paesaggistico è inserito? Sì. Questo contesto rurale, come ce ne sono tanti nel Molise, attenzione. Questo è un monumento alla ruralità. E dobbiamo dire, grazie ad Andrea Diorio, che l'ha restaurato e che adesso ci permette di godere di questo bene. Grazie ancora, ragazze. Grazie. È stato un vero piacere. Grazie. Che bella esperienza. È stato come prendere la macchina del tempo e tornare agli anni in cui il nonno era giovane. Allora, Chris, sarebbe stato meglio il gelato? Quindi vi è piaciuto venire qui? Sì. Sicuro? Sì! Sì.
Sicuro. Giulia, sì, sicuro. Come te lo dobbiamo dire? Volevo essere certa che questo giro che vi ho fatto fare per macchia sia stato di vostro gradimento. E ce lo chiedi pure? Senza dubbio, io qua ci sarei tutto il giorno. E io questo volevo sentirmi dire. Grazie.